Siano lodati Gesù e Maria. Siamo alla 31ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi. Il tema di questa domenica è evidente dall'episodio di Zaccheo, che è il culmine di questa liturgia della parola: la conversione, la possibilità che tutti abbiamo in qualunque momento della nostra esistenza di accogliere la divina misericordia e cambiare vita. In questa prima omelia vorrei con voi rileggere e meditare un po' lo splendido passo della prima lettura, che in verità ci fa comprendere una cosa molto importante, cioè il perché il Signore ha pazienza e misericordia anche con i peccatori. E dalla contemplazione di ciò che fa Lui, tutti quanti noi dobbiamo imparare a fare altrettanto, non essere mai troppo severi, nel giudicare il prossimo, drastici o catastrofisti, quindi pensare che tanto quella persona non cambierà mai, tanto questa situazione non cambierà mai, perché così, come vedremo, non è. Allora, leggiamo insieme, tra l'altro vi do una buona notizia, insomma, che dalla prima domenica d'Avvento e avremo tutti quanti i foglietti con la lettura della Santa Messa, che qui non abbiamo mai trovati, e dal prossimo anno parte l'abbonamento, così possiamo seguire un po' meglio le letture domenicali, che è importante proprio interiorizzarle profondamente. Allora, anzitutto il libro della Sapienza apre con questa espressione: Signore, tutto il mondo è davanti a te ed è come polvere sulla bilancia. Bellissima immagine. Tutto quello che noi vediamo, tutto, comunque ci giriamo anche qui, viene dal Signore, è stato creato da Lui. E oggi gli scienziati ci dicono che soltanto il pianeta Terra in tutto il sistema solare è poca cosa, ma il sistema solare dentro la galassia nostra è come un puntino di spillo, e di galassie ne esistono miliardi, capite? Quindi Dio è al di sopra ed è più grande di tutto ciò che ha creato. Ecco perché tutto il mondo davanti a Lui è come polvere sulla bilancia. Noi abbiamo a casa le bilance, no? Se prendiamo un pochino di cenere e la mettiamo solo alla bilancia, la lancetta non si muove manco di un millimetro, perché sono pochi milligrammi. Ecco, quindi dinanzi alla grandezza di Dio, tutto quello che noi vediamo in questo mondo è come polvere sulla bilancia. Questa è la prima suggestione. E poi però cominciano le belle notizie. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, guardate questa espressione, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Dio ha compassione di tutti. Sapete, in senso etimologico, compatire, sia in latino che in greco, significa soffrire insieme. Una persona che pecca, noi pensiamo molte volte che sia cattiva, che sia malvagia, e effettivamente almeno in parte lo è, ma il peccatore è anzitutto la persona più infelice della terra, perché chi pecca non è felice, ma è infelice. È come se fosse un suicida, è come se fosse uno che si fa del male, non fa soltanto del male al prossimo, ma lo fa anzitutto a se stesso. Ecco. Che cos'è il pentimento? Il pentimento è la possibilità che noi esseri umani ci abbiamo di rientrare in noi stessi, comprendere che abbiamo sbagliato e, aiutati dalla grazia di Dio, decidere di cambiare rotta. Questa è una cosa che è possibile in qualunque momento dell'esistenza terrena, fino all'ultimo istante. Bellissimo sentire questa espressione: Dio chiude gli occhi sui peccati degli uomini, quindi non li vede, in un certo senso, in vista, aspettando il loro pentimento. E perché fa così? Il testo prosegue: tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Quindi questo, se vale per tutte le cose, perché Dio ama anche il moscerino, non è, come dire, senza significato e senza valore, né passa inosservato ai suoi occhi un moscerino, ma quanto più un essere umano dove c'è la sua immagine e la sua somiglianza, cioè, capite, anche il più malvagio degli esseri umani, fino a quando siamo in questa terra, dietro quella coltre di bruttezza che alzano i propri errori, i propri sbagli, i propri modi sbagliati di vivere,
c'è, capite perché? Il più grande peccatore della terra si è fatto da solo, sì o no? La risposta è no. L'anima del più grande peccatore della terra da dove viene? Viene dal Signore. Dal Signore è uscito buono, certo che poi si può diventare cattivi, ma il Signore guarda sempre quello che è uscito dalle sue mani e quindi non prova disgusto, ma cerca di recuperare, di salvare qualunque cosa che abbia creato. Il testo prosegue: se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Dove c'è la vita, questo significa, c'è la mano di Dio. Quindi ogni cosa che noi vediamo in questo mondo in quanto tale è buona e c'ha un senso nell'ordine del cosmo. Guardate, noi sono tante cose che non sappiamo, ma anche quegli esseri che sembrano soltanto vasti, ma a che serve una zanzara se non che a darci fastidio? Ecco, noi certamente abbiamo questa percezione, ma sicuramente qualche super scienziato, oppure se ci avessimo tanta sapienza, ci farebbe capire che non senza motivo esistono sul pianeta Terra anche le zanzare, perché se no non ci starebbero. Queste sono tutte quante cose che ci vengono dalla percezione della fede e dalla coscienza che dove c'è la vita c'è la mano di Dio. Ecco perché la Chiesa ha sempre combattuto e combatte e combatterà, perché dove c'è la vita si faccia sempre un passo indietro, perché dove c'è la vita c'è la mano di Dio operante. Il testo prosegue ancora: come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Nessuno di noi è uno sbaglio. Voi sapete, no? Ci sono delle persone che stanno male e si sentono disperate e che si sentono quasi come se Dio si fosse sbagliato creando lui o lei. Dice, no, forse si è distratto quando stava creando me, ha fatto uno strafalcione. No, non l'ha fatto uno strafalcione. Non potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta. Cioè, dove c'è una vita non soltanto c'è la mano di Dio, ma c'è un atto di volontà di Dio. Tu che stai ascoltando, io che sto parlando, senza nessun dubbio ci sono e sono quello che sono perché Dio mi ha voluto. Sapete, ci sono dei drammi quando per esempio una creatura viene a sapere che i genitori non la volevano, questo non bisogna dirglielo mai, crescendo si sente frustrato perché sa di non essere stato voluto. È brutto, perché quando una persona non è voluta vuol dire che non è amata, ma nessuno di noi può sentirsi, né tantomeno deve sentirsi non voluto e quindi non amato da Dio. Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Questa è un'altra cosa ancora. Voi sapete che a me e a te, non soltanto Dio tanto tempo fa, io ho qualche annetto, mi ha creato, ma la Santa Chiesa insegna che, attenzione, Dio non sta soltanto all'origine della vita, ma Dio è anche il principio della sua conservazione nell'essere. Vi faccio un esempio. Noi adesso siamo tutti quanti vivi, questo lo sappiamo tutti, anche chi non ha una grande cultura. Sapete perché siamo vivi? Perché il nostro cuore batte, giusto? Siamo tutti d'accordo. Noi ci rendiamo conto in questo momento che il nostro cuore sta battendo? Forse adesso sì, perché ve l'ho detto io, ma fino a 3 minuti fa nessuno stava pensando che il cuore sta battendo. Siamo d'accordo, no? Ma se il cuore finisce nel battere, che succede? Mi raccomando, fate in modo che nessuno finisca le batte adesso in questo momento, se no così dice che il parroco porta male, eh? Sapete che succede se il cuore cessa di battere? Puff, si casca per terra e si muore subito. Allora Dio fa con ogni creatura ciò che il cuore fa con il nostro corpo, nessuno se ne accorge, ma se Dio non stesse mantenendo tutte le cose nell'essere, anche questa pietra, non soltanto che le cose non esisterebbero e morirebbero, ma tornerebbero nel nulla da cui sono venute. E nessuno gli dice mai grazie al nostro Signore, perché queste cose nessuno se ne accorge. Ecco perché tra poco dirò che in ogni messa è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza renderti grazie sempre, perché soltanto per queste cose dovremmo stare tutta la vita in ginocchio a rendere grazie a Dio. Allora ancora, abbiamo quasi finito, eh? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché? Perché sono tue. Voi che mi state ascoltando, anche tutti quelli che non vengono a messa la domenica offendendo il Signore, appartengono a Lui. Possono anche dire: a me non me ne importa niente di te, ma continuano a rimanere creature del Signore, e il Signore, fino a quando avranno vita, cercherà di fare il possibile per trarle in salvo.
sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore amante della vita, ed il tuo spirito incorruttibile in tutte le cose. Ed ecco la conclusione. Quindi cosa fa nostro Signore? Le cose sono tue, ma la gente non ti vuole, vive lontano da te, pecca. E che fa nostro Signore? Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano, li ammonisci. E guardate che Dio ammonisce tutti quanti, anche chi non viene in chiesa, perché chi non viene in chiesa non si sente la predica del parroco, che ogni tanto punge un po'. Ma pure se non ti senti la predica del parroco, voi sapete che abbiamo quel predicatore dentro il nostro cuore, perché ci predica la nostra coscienza, capite? Perché dentro il nostro cuore, quando stiamo facendo qualcosa che non va, per quanto facciamo finta di non sentirlo, suona sempre un campanellino che dice lascia perdere, che ci rimorde quando fai qualcosa che non va, o ti avverte di non fare qualcosa che non dovresti fare, o ti spinge a fare qualcosa che dovresti fare e che non vuoi fare. A questo pure non andrà a messa e non sentite la predica del parroco, ma questa te la senti comunque, e in questa voce c'è la voce di Dio che richiama tutti noi. Come fa a farlo? Correggendoci, ammonendoci piano piano. Perché? Perché venga quel benedetto giorno che, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Ecco, il Vangelo che poi commenteremo in un'altra santa messa non è altro che proprio la messa in pratica, la lettera, proprio parola per parola, di tutto ciò che questa pagina splendida della Sapienza ha spiegato, non soltanto sulla bontà e la misericordia di Dio, ma anche sul perché. Quindi abbiamo capito perché Dio è così buono e misericordioso: perché le vite sono le sue, sono cosa sua, le ha create perché le ama, le conserva perché le ama e le vuole vedere felici, così come sono uscito dalle sue mani, perché le ama. Bene, chiediamo a Maria Santissima la grazia di poter ricordare bene queste cose. Questa Santa Messa, sapete, oggi è il 2 novembre, ci raccogliamo ancora in preghiera, come già questa mattina, in suffragio delle anime dei nostri cari defunti, ecco, perché presto possano godere pienamente di tanta bellezza e di tanto amore che insieme abbiamo contemplato. Siano lodati Gesù e Maria.